Gentili ospiti, buonasera. Invito tutti a prendere posto perché stiamo per cominciare la nostra serata, il nostro incontro. Ben ritrovati, benvenuti al Centro Congressi. Sono Francesca Trevisi e sono lieta anche questa sera di dare il benvenuto per il secondo appuntamento della seconda edizione di Segnavie, orientarsi in un mondo che cambia, che come ormai avete imparato a conoscere, il progetto ideato e realizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo in diretta via streaming sul web. Questa è un'altra importante occasione di tipo tecnologico che Fondazione mette a disposizione di tutti coloro che non hanno potuto essere con noi questa sera. Dopo lo straordinarissimo, parola forse esagerata, successo con lo scorso maggio con il professor Bauman, uno dei più importanti sociologi del mondo, che è stato qui appunto a Segnavie, questa sera torniamo al Centro Congressi per incontrare l'economista Jean-Paul Fitoussi sul tema posti di lavoro e lavoratori, un incontro non scontato. Perché, nonostante le nuove opportunità di lavoro, il numero di disoccupati aumenta? Che rapporto c'è tra istruzione e lavoro? Quanto contribuisce il lavoro nero a falsare le statistiche ufficiali e dunque l'ideazione delle misure correttive da adottare? Perdere il lavoro a 50 anni, come fare per ricollocarsi? Cosa può fare la politica per ridurre la disoccupazione? Cercheremo oggi di rispondere a queste e altre domande. Con grande piacere, come sempre, invito sul palco il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti, che ci introdurrà all'incontro di questa sera. Buonasera, presidente. Grazie. Bentrovato. Bentrovata, grazie. Prego, allora questa sera Jean-Paul Fitoussi. Grazie, buonasera a tutti e il più cordiale benvenuto a nome della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Siamo al secondo anno del nostro progetto Segnavie e alla seconda puntata del 2011. La dottoressa Trevisi ha già anticipato il tema dell'incontro di oggi, un tema, come noto, di grandissima attualità, quello del difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro, un tema strettamente correlato all'incremento della disoccupazione nei principali paesi occidentali, incremento che, come è noto, ha avuto conseguenze drammatiche sia dal punto di vista economico che sociale. Lo abbiamo visto chiaramente dopo lo scoppio della crisi del 2008, quando il fenomeno della mancanza o della perdita del lavoro ha assunto proporzioni inedite, colpendo soprattutto quei soggetti con contratti di lavoro flessibili, in particolare i giovani, che si trovano spesso a fare i conti con una situazione di forte precarietà e incertezza. Il tema si presta evidentemente a numerose riflessioni e a sollevare interrogativi dalla cui risposta dipende la possibilità di rimettere in moto il processo della crescita promuovendo un rinnovato benessere. Si tratta quindi di questioni estremamente concrete che questa sera affronteremo con il professor Jean-Paul Fitoussi e a questo proposito lo ringrazio caldamente per aver accolto il nostro invito ed essere qui con noi nonostante i suoi numerosissimi impegni e a condividere con il pubblico di Segnavie le sue analisi. Grazie ad una brillante carriera accademica e professionale, il professor Fitoussi è riconosciuto come uno dei più eminenti economisti del nostro tempo. Siamo dunque curiosi di ascoltare le sue riflessioni che mi auguro possano stimolare il dibattito in sala e non solo, favorendo una maggiore consapevolezza su tematiche cruciali per il nostro futuro. L'obiettivo che ci siamo proposti con questo ciclo di conferenze è infatti proprio quello di offrire alla nostra comunità occasioni di approfondimento
che rappresentino il punto di partenza per un agire più consapevole e dunque più efficace. Un ringraziamento, aggiungo in conclusione, va al dottor Marco Alfieri, giornalista della Stampa, già nostro ospite l'anno scorso con il presidente Giuliano Amato, che con le sue domande renderà certamente ancora più interessante la conversazione che fra poco prenderà avvio. Di nuovo grazie e grazie soprattutto per la vostra numerosa presenza. Buon ascolto. Grazie Presidente, allora invitiamo Marco Alfieri, gradito ritorno sul palco di Segnavie, giornalista della Stampa, ha lavorato al Sole 24 Ore, ha scritto numerosi libri ed è anche molto giovane, lasciatemelo dire perché. Marco, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, Presidente, buonasera. Prego. Dunque, lei stia qua con noi, che adesso sentiamo chi è Jean-Paul Fitoussi allora. Considerato uno degli economisti più influenti del mondo, è nato alla Goulette in Tunisia nel 1942. È professore di economia all'Institut d'études politiques di Parigi, dove insegna dal 1982. Attualmente presidente dell'Osservatoire français de conjoncture économique, istituto di ricerca economica e previsione. Dal 1998 è membro del consiglio d'amministrazione dell'École Normale Supérieure e dal 1997 del conseil d'analyse économique del primo ministro francese. Importanti gli incarichi ricoperti a livello europeo, dal 1990 al 1993 è stato presidente del Consiglio economico della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e dal 2000 ha svolto l'incarico di esperto presso il Parlamento europeo, Commissione degli affari economici e monetari. Nel nostro paese, alla LUIS di Roma, ha guidato un gruppo di lavoro composto da eminenti economisti che si è interrogato sulle cause della crisi e le sue possibili soluzioni. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni accademiche ed è editorialista per La Repubblica e Le Monde. La sua lunga carriera è costellata di prestigiosi riconoscimenti, fra cui la presidenza onoraria della Facoltà di Economia di Strasburgo, la laurea honoris causa all'Università di Buenos Aires e in patria le onorificenze di Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Cavaliere dell'Ordine Nazionale del Merito, e Chevalier de la Légion d'Honneur, Cavaliere della Legione d'Onore. Signore e signori, Jean-Paul Fitoussi. Bonsoir, monsieur Fitoussi. Buonasera. So che lei parla italiano. Buonasera, benvenuto. Proverò. Allora, monsieur Fitoussi, appunto, condurrà questa conferenza in italiano. Se ci fosse bisogno, casomai, verremo in soccorso. Grazie. Grazie mille. E buon lavoro, allora, anche a Marco Alfieri. Buonasera a tutti. La prima domanda che vorrei porre al professor Fitoussi è un po' questa. Proviamo a tornare un attimo al 2008, quando, primavera del 2008, quando iniziano a sentirsi i primi morsi della crisi globale. In Europa e diciamo in Occidente questa crisi ha distrutto davvero milioni di posti di lavoro. E c'è poi una cosa curiosa davvero, cioè che forse per la prima volta anche nei mesi successivi, penso alla fine del 2009, o tutto il 2010, quando il ciclo economico in qualche modo riparte, soprattutto nei paesi extraeuropei, ma anche in parte nell'Occidente, questa mini crescita del ciclo non si accompagna con una creazione di posti di lavoro, come invece era successo nelle crisi precedenti. Quindi gli economisti parlano di una sorta di jobless recovery, cioè un'economia che cresce ma non crea posti di lavoro. Ecco, come si spiega questa tendenza, e credo che a livello macro è la prima volta che accade con numeri così, così importanti, professore. È una domanda molto interessante. E se si può mostrare la slide 2 del mio PowerPoint, ecco quella, si capirà perché è così. Ma prima vorrei dire ringraziare il Presidente dell'invito. Sono molto felice di essere a Padova, e è la seconda volta che sono a Padova. La prima volta avevo appena finito la mia tesi,
di dottorato, il dottorato di ricerca, non so come si... Dottorato di ricerca. Dottorato di ricerca, e il libro è stato pubblicato e sono stato invitato, era sullo stesso argomento. Era ieri, voglio dire che era nel 76, è lo stesso argomento, già, come si fa per ammigliorare l'incontro tra i lavoratori e i posti di lavoro. E la risposta non l'abbiamo ancora, perché bisogna vedere che il problema ha delle cause multiple e non è facile di risolvere, ma è facile di capirlo. Allora, per ritornare alla sua domanda, io qui ho mostrato un grafico che non so se si legge, che noi economisti nel nostro jargon chiamiamo l'output gap. Cosa significa? Il divario tra il PIL e il PIL potenziale. Qual è il PIL potenziale? Il PIL potenziale è il PIL tale che la disoccupazione è stabile, non aumenta. Se il PIL effettivo è sotto il PIL potenziale, e come questo si vede chiaramente qui, allora la disoccupazione aumenta. È semplice così. Si parla di jobless recovery, ma questo è una parola piuttosto politica, perché bisogna capire che il PIL potenziale aumenta per due ragioni. L'aumento del lavoro, dei posti di lavoro, e l'aumento dell'efficienza dei lavoratori. L'efficienza dei lavoratori è è la produttività. Dunque, perché il numero di posti di lavoro aumentano, bisogna che il PIL aumenta più dell'efficienza dei lavoratori. Significa che il PIL deve aumentare più della produttività perché l'occupazione aumenta. E non è stato il caso fino a oggi. La produttività, anche se abbiamo una visione pessimista, diciamo è un po' sotto l'1%. Abbiamo avuto una crescita media di 1% dal momento della crisi? No. E dunque la disoccupazione non aumenta. Non è che abbiamo un recovery, un jobless recovery. Non abbiamo recovery. Non abbiamo di nuovo una situazione normale. E così il problema. E questo fenomeno è molto importante perché dimostra che se vogliamo uscire dal buco dove siamo oggi, abbiamo bisogno di una crescita molto forte, perché abbiamo perso tanto. Se lei mostra la slide seguente, questo è quello che abbiamo perso dalla crisi in termini di PIL per capita e in termini di PIL. In termini di PIL per capita si vede che, per esempio, l'Italia ha perso durante questo periodo 7 punti di PIL. È enorme, non è una cosa di poco, è una cosa enorme. E si vede che no, è una cosa enorme perché non è mai successo dagli anni 30. Bisogna sapere che siamo confrontato a un evento storico.
non è mai successo dagli anni 30. E poi se vediamo gli altri paesi, vediamo che hanno perso molto, anche loro, ma vediamo una cosa un po' strana che dimostra un po' perché la Germania è in una posizione un po' migliore degli altri paesi. Si vede che ha perso in termini di PIL, quasi 3%, ma che ha perso in 2.7, ma che ha perso in termini di PIL per capita 2.3. È il solo paese dove il PIL per capita è sceso meno che il PIL. Che significa questo? Significa questo che la popolazione sta diminuendo, che la popolazione attiva sta diminuendo. E la ragione perché il tasso di disoccupazione è sceso in Germania, non è aumentato come negli altri paesi. E si vede che l'aumento del tasso di disoccupazione è stato enorme. Dunque, in un certo modo, la vittoria della Germania è una vittoria alla Pirrus, come si dice alla Pirrus? Di Pirro. Alla Pirro. Ah. Sì, perché è anche basata sul fatto che la sua popolazione decresce. E dunque che quello che è visto come una vittoria oggi sarà una perdita domani o dopodomani. Ecco, per rispondere alla sua crisi sulla jobless recovery, che non è recovery. Non è recovery, purtroppo, ecco. Ahimè. Guardando quella slide, lì c'era più 2,2% la disoccupazione italiana. Se noi poi andiamo a sommarla con molta cassa integrazione che c'è stata in questi anni e che in alcuni casi non è purtroppo solo contingente ma rischia di diventare poi disoccupazione vera e propria, probabilmente la percentuale si alza anche, credo, ormai oltre il 10%. Ecco, durante la crisi il governo italiano, e ne ha fatto spesso un vanto, credo in parte anche giustamente, soprattutto nella prima parte della crisi, ha sempre detto: non abbiamo risorse per fare politiche attive per il lavoro in questo momento, abbiamo però un po' di soldi, li mettiamo tutti sulla cassa integrazione. L'idea era quella di quasi surgelare la popolazione attiva che lavorava, non disperdere sapienza lavorativa e professionale. Qui insomma a Padova lo conoscete bene, nelle grandi province manifatturiere del nord-est, mantenere la forza lavoro e non disperderla era fondamentale in attesa della ripartenza che ancora oggettivamente non c'è. Ecco, lei crede che sia stata una mossa, penso, come dire, a livello di tampone sicuramente giusta, ma lei pensa che sia stata sufficiente per fermare l'emorragia, o rischia di essere una cosa che su breve è servita ma poi, come dire, non ha forza espansiva? Non era sufficiente perché la disoccupazione è aumentata, ma era veramente una buona idea, è la stessa idea che ha fatto la Germania. Prendiamo l'anno 2009, non è su questo grafico. Nell'anno 2009 la disoccupazione è aumentata fortemente in Francia e non è aumentata in Germania, e è aumentata un po' in Italia. E la ragione è che la Germania ha fatto anche la cassa integrazione, perché ha detto: lasciamo i lavoratori nella fabbrica, nell'impresa, paghiamo una subsidy, come si dice? Un sussidio all'impresa, e anche per il part-time dell'occupazione della gente. E
dunque la disoccupazione in Germania non è andata troppo male, è andata molto meglio che altrove. E in Italia è stato così. È un'idea buona, perché prima mantiene la, come dire, la soddisfazione di essere legato a un'impresa per il lavoratore, la dignità di essere integrato nel circuito del lavoro, mantiene anche la capacità a continuare a lavorare, il capitale umano, perché si sa che quando uno perde il suo posto di lavoro, perde anche l'abitudine di lavorare. E dunque tutto quello che come politica può mantenere il capitale umano è di buona politica. La cassa integrazione è un'idea moderna. E io volevo che avere una cassa integrazione in Francia, non lasciare la gente partire, perché per ragionare su un altro argomento che è il PIL, sappiamo che quello che conta il più per la gente è il benessere, non il PIL, il benessere. E sappiamo che tutti gli studi che sono state fatte hanno dimostrato che la disoccupazione ha un costo per il disoccupato molto più alto che la perdita di lavoro, che la perdita di reddito dovuto alla disoccupazione. Un costo molto più alto in termini di benessere. La disoccupazione fa decrescere il benessere molto più che il reddito. E perché l'affiliazione alla società sparisce dal fatto della disoccupazione. Dunque, con Joe Stiglitz io ho proposto che un buon obiettivo di politica economica sul ciclo economico e di minimizzare la disoccupazione piuttosto che di massimizzare il reddito, perché sappiamo che quando si minimizza la disoccupazione il benessere della gente non decresce, ma quando si minimizza si massimizza il PIL, come il PIL varia, allora ci sono periodi di disoccupazione che hanno un costo molto più alto che quello che crediamo in termini di reddito. E in termini di benessere, il fatto di essere molto attentivo tanto alla disoccupazione fa aumentare il benessere. Dunque, il problema è di sapere che abbiamo dei problemi, come l'abbiamo visto qui in termini di misura, ma abbiamo anche dei problemi perché non sappiamo esattamente che è l'obiettivo che la gente vorrebbe che i governi cercano a risolvere. E quando si fa delle indagini sulle risposte della gente, ci accorgiamo che quello che la gente valuta forse è diverso di quello che il governo prova di fare. Ma non abbiamo ancora messo in concreto tutto questo sistema di misura che servirebbe a veramente servire la gente, il popolo,
i cittadini e permetterlo di avere un aumento del benessere. Faccio un esempio per capire qual è il problema. Supponiamo che c'è una politica che consente di, che ha come conseguenza un aumento del PIL ma una diminuzione del benessere. Che dovrebbe fare un governo? Fare questa politica o no? No, perché l'obiettivo ultimo della politica è il benessere, non è il PIL. E sappiamo che ci sono tanti, e andiamo a parlare con le sue domande, che ci sono molti esempi di politiche che possono aumentare il PIL ma che fanno decrescere il benessere. E l'abbiamo visto tante volte. Dunque, per tornare alla cassa integrazione, io dico che questo certo forse è una politica costosa, ma che è una politica, e sono sicuro, fa crescere il benessere di più che un'altra politica. E tutte le misure, le ricerche che sono fatte dicono questo. Bisogna in un modo o l'altro mantenere la gente al contatto del lavoro. Una cosa che si lega con quello che lei ha appena detto è che, parlando appunto di cassa integrazione, spesso magari in Italia si confonde e si immagina che possa essere un surrogato delle riforme, quindi è anche questo il problema in Italia, che chiaramente non è il caso di cui parlava lei. No. La cosa che la gente ha visto e ha vissuto sulla propria pelle e sta vivendo sulla propria pelle in questi mesi drammatici è che in Italia esiste davvero un dualismo forsennato nel mercato del lavoro, cioè c'è un pezzo di mercato del lavoro rigido, protetto, diciamo privilegiato, poi anche qui forse bisognerà capire se davvero ancora sono privilegi o meno, però certamente ha un posto garantito, alcuni li chiamano i cosiddetti aristocratici del lavoro, e poi c'è invece un pezzo sempre più che si gonfia sempre maggiormente, davvero flessibile selvaggiamente, oserei dire, proprio se mi passate il termine, fatto da outsider, quasi sempre giovani al primo impiego o ai primi impieghi e donne. Ecco, questi due mondi che, come dire, si guardano sempre più in cagnesco e non dialogano, non si intrecciano, sono uno la faccia speculare e in qualche modo indotta dell'altro, oppure, come dire, un'economia moderna purtroppo deve anche accettare un grado di dualismo al suo interno? Ma come rispondere a questa domanda, perché si vede bene che ci sono due modi di rispondere. Primo è di dire, ma la soluzione è facile, togliamo la protezione del lavoro e mettiamo tutti su il modo della flessibilità, aumentiamo la precarietà e allora avremmo un mercato del lavoro che funzionerebbe molto meglio di questo. E l'altra è di dire no, il lavoro deve essere protetto perché è in una situazione di squilibrio davanti al datore di lavoro. Il potere di negoziazione non è lo stesso tra i lavoratori e i datori di lavoro. E la ragione perché la protezione del lavoro è stata inventata è perché c'è una disuguaglianza che contraddice una delle ipotesi del libero mercato. Lei sa che il libero mercato suppone che la gente ha un'egualità di potere di negoziazione. E questo non è vero. Dunque bisogna
fare un po' più di equilibrio, proteggere i lavoratori. E il problema è che il grado di protezione può andare troppo esagerato e dunque condurre a delle rendite di situazione. Il problema è di evitare queste rendite di situazione, non di togliere la protezione. La protezione è necessaria. Quello che è un scandalo è che c'è una categoria di lavoratori che non sono protetti. Questo è un scandalo. Questo non si può accettare. E poi si sa bene, in verità, che la flessibilità del mercato del lavoro non aumenta il PIL. Forse è il campo dove abbiamo avuto il più grande numero di studi. Non parlo di centinaia, migliaia, forse un milione o più, fatti da ricercatori molto seri. L'OCSE ne ha fatto tanti per provare che la protezione del lavoro fa aumentare la disoccupazione e tramite questo fa ridurre il PIL. Ma nessuno è stato in capacità di provare questo. Non c'è nessuno risultato robusto che prova questo. E abbiamo una varietà di esperienza dove la protezione non è la stessa, in paesi dove la protezione non è la stessa, e non abbiamo risultati diversi in termini di disoccupazione o di PIL. Dunque bisogna abbandonare le idee ricevute, e questo, il fatto di analizzare il mercato del lavoro in termini di insider e di outsider, contiene l'idea che se facciamo tutti outsider sarebbe meglio. No, bisogna fare tutti insider, ma senza rendite, senza esagerare e senza avere rendite. Dunque io non credo che c'è una conseguenza dinamica di questo fatto, che la protezione dei lavoratori va a essere contro l'occupazione. E l'Italia ne dà due prove. La prima è che la disoccupazione si è abbassata molto fortemente in Italia, no? È un paese dove la disoccupazione, che era molto alta, adesso è diventata più bassa della media europea, anche con la crisi. È più bassa che in Francia la disoccupazione in Italia. Ma anche che la protezione, e qui si potrebbe vedere lo slide 4, no, ah, sì, è questo, ma anche che la protezione del lavoro in Italia non ha avuto le conseguenze che noi crediamo. Se voi guardate questo grafico, che è un po' difficile da capire, ma che è semplice, se dico di che si tratta. Prendiamo la crescita del reddito, la crescita media del reddito, e prendiamo per decile di popolazione il divario tra la crescita di questo decile e la crescita media del reddito. Per esempio, se vediamo la parte sinistra del sì, la parte
sinistra, alla mia sinistra del grafico, allora questo è quello che si chiama il bottom quintile, i 20% della popolazione che hanno il reddito il più basso. Quello che vediamo è che in questi, per questi, il reddito è aumentato molto meno che il reddito medio. Vediamo l'Italia. L'Italia ha avuto una storia quasi uguale a quella dell'America. Terribile, perché l'America è il paese dove la disuguaglianza è aumentata il più fortemente. E quello che si vede qui, si vede che tra l'Italia e gli Stati Uniti c'è quasi lo stesso andamento. L'Italia, non so se si vede. Sì, è il terzo. Si vede? Sì, sì. Dunque, si vede che anche le classi medie, che sono quelle che vanno, diciamo, le 60% di medio, nel medio, che quelle hanno conosciuto un aumento del reddito minore dell'aumento del reddito medio. In Italia anche. I lavoratori hanno avuto una crescita del salario meno del salario medio. E quello, se ci sono dei perdenti, ci sono quelli che guadagnano. E il top quintile, quello che è i 20% i più ricchi, hanno avuto tutta la crescita. Dunque, come si vede che in Italia la disuguaglianza è aumentata molto fortemente, non si può fare l'argomento che la protezione del lavoro è stata troppo forte, perché se la protezione del lavoro è stata troppo forte, così vanno, se era vero, così vanno, così va l'argomento della teoria economica, allora si dà un potere di negoziazione troppo forte agli insider, a quelli che hanno il posto di lavoro, che possono ottenere aumento di salario molto forte, e non è il caso, non è il caso. In Francia è stato più il caso, in Francia la disuguaglianza non ha aumentato, ma in Italia ha aumentato come l'America, non è una cosa di cui potete essere fieri, perché non è una bella cosa. Significa che la società, che la coesione sociale diventa sempre meno forte. Ecco la mia risposta. Professore, stiamo sempre sul tema della disoccupazione giovanile o dei problemi della classe giovanile. Lei adesso citava gli Stati Uniti, il modello anglosassone, sappiamo che anche in teoria economica c'è stata spesso una contrapposizione tra capitalismo, diciamo, renano e capitalismo anglosassone. Eppure, vengo al tema annosissimo della fuga dei cervelli. Spesso noi abbiamo dispersione di cervelli tendenzialmente post-universitari, cioè li formiamo in Italia e poi questi cervelli scappano, spesso in paesi anglosassoni dove c'è più possibilità di fare ricerca, far lavoro e, come dire, valorizzare le proprie idee. Quindi, diciamo così, il sogno americano ne ho preso un po' in Francia anche un po' in Francia però diciamo il sogno americano resta per un paese come l'Italia, in termini anche di soft power, un sogno che, come dire, continua a affascinare i giovani.
Allora, lei un po' ha già risposto prima dicendo attenzione, non mitizziamo troppo quel modello che soprattutto nei momenti di crisi mostra delle falle, però evidentemente il sistema italiano è un po' troppo incistato, cioè ci sono un po' rendite di posizione, clientele che, come dire, favoriscono la fuga dei cervelli, impediscono di attrarre a nostra volta cervelli e quindi rischia di essere un po' un gioco a somma negativa. Come si fa per fermare, diciamo così, questo dissanguamento di risorse e di cervelli? In Italia bisogna essere un eroe per quando ha un cervello per restare nell'università, non parlo di altro, perché vedo delle, come dire, assegni di ricerca si chiama, sì. Che hanno 35 anni, che sono veramente dei ricercatori bravissimi, che non solamente sono pagati 1.300 euro, o anche di meno, ma che ne hanno nessuna visione sul futuro, che sono in una precarietà totale. Se abbiamo un sistema così e che loro vedono che nel paese dove si dice che la flessibilità è massima, Stati Uniti, possono trovare un posto di lavoro di titolare pagato molto di più, ma non c'è paragone, molto di più, con un environment che è molto più produttivo per la ricerca. Bisogna essere un eroe per stare nelle università italiane, no? E perché questo? Perché non c'è stata una politica universitaria a livello della ricchezza dell'Italia. Ma quello che dico sull'Italia lo dico anche sulla Francia, perché non è così diverso tra la Francia e l'Italia. Dunque non abbiamo fatto una politica, mi sono sempre, una politica per avere i cervelli a casa. Li abbiamo formati, abbiamo pagato il costo della formazione, ma il beneficio è per gli Stati Uniti. E perché abbiamo fatto qualche cosa di così stupidi? Perché non crediamo che... la sola spiegazione che ho trovato, vabbè, è che l'Europa, perché è il secolo de Lumière, che, come si dice? L'Illuminismo. Che ha fatto tutta la conoscenza del mondo, direi. I governi europei hanno pensato che l'intelligenza era un free lunch e dunque non bisognava spandere e non bisognava coccolare un po' quelli che hanno questa possibilità di portare il paese alla frontiera tecnologica del sapere, e dunque non hanno investito in questo. Adesso bisogna investire, ma adesso che dicono? Guardate il debito pubblico, come possiamo fare? Così com'è? Il problema era nato di ieri, no, è nato di quello che ha delle decisioni che abbiamo preso negli anni 70, che abbiamo continuato di prendere in 80, 90, 2000, non è un problema del debito pubblico, è il problema di sapere quando i nostri paesi vanno a investire sul sapere. C'è un elemento nella sua domanda che è vero, perché come mai c'è questa fuga di cervelli negli altri domani, non solamente l'università?
Ma l'università è molto forte, ha la fuga dei cervelli molto forte, ci sono tanti dappertutto. Nel mio istituto ho 3 italiani già, su 30 persone, 10%, che sono bravissimi. Mi convinca a rientrare. Che sono bravissimi. Bon, dunque, va bene. E a Ava ci sono 50, vabbè. Parlo a livello di professori o di ricercatori di alto livello. Dunque, negli altri livelli perché? C'è un vero problema del, come si chiama, corporatismo? C'è un po' di corporatismo nella società italiana, un po' di corporatismo nella società francese e nella società tedesca. E che fa che l'entrata non è consentita ai giovani, anche se hanno un diploma, perché non diamo ai giovani la possibilità di avere una formazione interna all'impresa. C'è stato un cambiamento epocale, dirò, negli anni 70, prima della finanziarizzazione dell'economia. Prima come era? Prima le imprese prendevano anche della gente che era non qualificata per il lavoro che offrono, perché bisogna sapere che la qualificazione non è un stato, è un momento. Siamo stati tutti non qualificati, abbiamo avuto la qualificazione tramite il lavoro e anche abbiamo imparato il mestiere essendo nelle imprese. Se le imprese non vogliono più prendere il rischio della formazione interna alle imprese, di assumere lavoratori giovani, allora il problema non sarà risolto. E abbiamo veramente un grosso problema su questo punto. Perché? Perché siamo delle società che sono invecchiando. La teoria liberale direbbe va bene. Dunque abbiamo più di vecchi, meno di giovani. Dunque i giovani devono costare caro, perché sono una risorsa rara. Ma quello che vediamo adesso è che i giovani costano zero. Il tasso di disoccupazione giovanile in Spagna è 45%, in Italia sul 30%, in Francia anche sul 30%. Significa che questi giovani, che sono rari, molto più rari di ieri, che dunque devono costare di più, costano di meno o costano zero. C'è un paradosso terribile. Allora perché è così? Perché la finanziarizzazione dell'economia ha aggiunto un variabile alla decisione delle imprese, e che la redditività dell'investimento deve essere breve, immediate. Dunque prendiamo lavoratori chiave in mano, come si parla di una macchina, che sanno già lavorare. E allora questo crea un problema all'entrata del mercato del lavoro, dove c'è una precarietà enorme, perché che fanno le imprese? Vanno quando assumono dei giovani, questi giovani vanno di posto, di stage in stage, non so come si dice di stage. Sì, stage. Di stage, sai, 3 mesi in 3 mesi, senza avere mai
una possibilità di integrazione. Sono trattati male, ma non è la sola conseguenza della finanziarizzazione. Come la redditività deve essere più alta,